Senti Ivan, con Palladini questa prima settimana di lavoro, insomma, cosa avete già capito di lui come gioco e come tutto? No, il mister è uno che comunque ci ha detto di stare tranquilli, ha fatto una settimana molto tranquilla, nel senso molto mentale. Psicologicamente ci ha detto di stare bene, tranquilli, che è quello che dobbiamo fare, perché comunque andare in campo con ansia e paura è sempre peggio rispetto comunque a andare. Noi dobbiamo giocare giustamente con le nostre responsabilità, ma serenamente, cercando di far bene e di fare meno errori possibili, questo è poco ma sicuro. Comunque è un mister, ci infonde comunque la mentalità di giocare e noi stiamo prendendo quello che ci sta dicendo. Palladini parla molto meno di Asta, credo, no? Cioè, Sì, dice il non concetto in sì, sì, sì. 20 parole, cioè questo vi aiuta. No, questa è una cosa singolare secondo me, però sì, il mister è uno che parla poco e rispetto magari al mister Asta parlava un po' di più, sì, sicuramente. Sì. Però, ripeto, sono due bravi allenatori secondo me, però poi in campo ci andiamo noi, al di là di Il moduli. clima com'è? Come dopo una sconfitta, Sì, come ho detto oppure... prima, comunque per noi è come stata come una sconfitta, perché comunque era troppo importante, come poi si era messa la partita, e portare a casa quei punti era veramente fondamentale, perché comunque ci buttavamo dietro un po' di squadre ed era fondamentale per noi. Purtroppo siamo stati dei polli, perché comunque pareggiare così, farci pareggiare così dalla estremo, fine, ce lo cioè. siamo proprio persi. Sì, abbiamo sbagliato, perché quando prendi gol sono fatti degli errori, quello è poco ma sicuro. Potremmo gestire un po' meglio gli ultimi palloni alla fine. Sicuramente dobbiamo toglierci questa paura che abbiamo. Noi dobbiamo stare tranquilli, sereni, nel senso di cercare di fare il meglio possibile quello che ci dice il mister, di mettere in pratica sul campo quello che ci dice il mister e giocarcela con tutti, perché fino adesso quello è stato. Noi ci siamo giocati con tutti. C'è una linea sottile per noi nel perdere, vincere e pareggiare. Purtroppo a noi ci manca un paio di risultati utili consecutivi che magari dopo ti fanno stare meglio e ti fanno giocare meglio. Quello che ci manca più di tutto.